Prego, mister. Eccoci qua. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. Insomma, una bella vittoria dell'Avellino, l'Avellino che tutti volevano, in primis lei ovviamente, poi i tifosi, un 3-0, mancavano i gol in casa, insomma, è riuscito tutto alla perfezione oggi. No, vabbè, abbiamo fatto un po' fatica i primi 20 minuti a capire la gara, però poi abbiamo fatto bene. In secondo tempo, cambiando modulo, è cresciuto anche Mikoski, è cresciuto altra gente, insomma, Di Gaudio ha fatto un bellissimo gol. Bisogna avere pazienza, bisogna avere fiducia in questi ragazzi e poi vediamo come finirà il campionato. Ecco, mister, i sorrisi dei ragazzi che stanno lasciando lo stadio sono un bellissimo segnale, no? È la cosa più bella, penso, no? La soddisfazione dei ragazzi, dei tifosi, è stata una bella domenica, speriamo di continuare così. Ecco, mister, è una squadra, lei che la vede tutti i giorni, che sta crescendo? Sembra di sì. Stanno acquisendo sicurezza, anche oggi ti mancava 6 persone, al di là del fatto che hanno fatto tutti bene, però averli a disposizione è un conto. Anche oggi sarà, mi sembra, in 18, compresi 2 portieri. Cioè, non è che so alibi, perché qui nessuno vuole gli alibi, perché poi ci arrangiamo, facciamo quello che possiamo fare. E a volte passa, a volte no, non è quello. Però abbiamo scoperto anche un ragazzo come De Francesco che l'anno scorso ha fatto più fatica, quest'anno si sta proponendo bene. Aloy, quando gioca più libero mentalmente, fa bene. E c'è tante cose in una squadra, non è che uno fa apposta a pigliare degli indirizzi. Bisogna vedere giorno per giorno quello che succede. Però questa è una squadra che secondo me può crescere ancora, può migliorare. Può fare un sacco di cose, insomma, dai, dobbiamo essere fiduciosi e continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto e sperare che vada tutto bene. Ecco, mister, tra i singoli hanno giocato tutti bene, è stato un bel Avellino oggi. Secondo noi, lo dicevamo prima, uno che si è messo molto in mostro oggi è Agostino Rizzo, no? Sulla fascia, ha giocato instancabile per tutta la partita. Non lo volevo far giocare, essere onesti. Devo essere onesto. Non lo volevo far giocare perché mi aveva fatto talmente pensare a Catania come scelta del tempo di gioco, no? Perché poi il ragazzo è uno che ha gamba, però a volte sbaglia le cose più semplici perché si vuole complicare la vita e se non gioca è per questi motivi. Allora, ieri però è venuto, se mi dà fiducia, allora ho detto come se ti do fiducia. Allora, a parte gli ho risposto, io ho detto bischero, la fiducia te l'ho già data io, te la potevi giocare meglio. Però mi ha fatto riflettere, perché poi è un ragazzo, è uno che l'anno scorso c'è sempre stato, vive bene all'interno del gruppo, anche se quest'anno inizialmente aveva un po' la faccia un po' particolare anche lui, come fanno quelli che a volte non giocano. Non era nemmeno giusto, perché ha fatto un sacco di presenze l'anno scorso. Però sai, a volte bisogna vedere con chi parlano, no? Però poi un ragazzo buono, un ragazzo generoso, oggi ha fatto molto bene, sono d'accordo, ha fatto le cose essenziali, poi c'ha una bella gamba, se corre è come Simone Ciancio, no? Se hanno una bella gamba e corrono ti danno la mano. L'ultimissima è sul prossimo turno perché ci riserverà 2 belle partite, il Bari affronterà il Catanzaro, l'Avellino andrà a Palermo, le chiedo anche se spera o se qualcuno è vicino al recupero per poterlo poi convocare. Onestamente sì, sono 2 belle partite, sicuramente faremo di tutto per prepararci bene, però dei recuperi faccio fatica io a capire chi è che è più vicino, io speravo di recuperare Carriero. Ero quasi convinto di recuperare Carriero, poi ha fatto allenamento, il giorno dopo non camminava più. Perciò è meglio che non dico niente, poi al limite martedì quando riniziamo mi trovo qualcuno in gruppo. Grazie. Prego.